Salve a tutti cari amici e bentornati sul mio canale, benvenuti ovviamente se è la vostra prima volta. Come vi dico sempre, in questi casi sono il vostro Sion True Silver e anche oggi vi porto un nuovo video di Lies of P. Dunque, cosa faremo in questo nuovo video, il nostro ottavo episodio? Siamo già arrivati così tanto lontano. Andiamo innanzitutto a cambiare il nostro braccio prostetico, il braccio legione, qui si chiama così. Ragazzi, e andiamo a prendere quello che abbiamo creato, l'occhi di falco, eccolo qua. Come mai? Perché questo braccio può sparare, è un cannone che spara e ci servirà nel pezzo che sta per venire, ovvero la missione secondaria che ci ha dato Venini lo scorso episodio. Allora, vediamo se riusciamo a recuperarla in qualche modo. È un key item, eccolo qua. Vedete, dobbiamo andare a colpire il burattino sul ponte in Viale Elisio. Quindi, ecco qui, noi ci teletrasportiamo. Teletrasportati a un altro Stargazer. Capitolo, qui vedete che siamo alla biblioteca della cattedrale, quindi poi ci andiamo dopo. Interno della casa di Elisio. Ecco qua. Prendiamo ascensore, scendiamo, risaliamo e vi faccio vedere dov'è a casa. Ho dovuto fare qualche ricerca per capirlo, perché come sapete, se è la prima volta che vedete un mio episodio di Lies of P, siamo in blind run. Quindi ogni tanto vado a cercarmi qualcosa in giro, ma giusto per essere più preciso, ma comunque molte cose le sto facendo in blind run. Ecco qua, allora passiamo davanti al mercante che vi ricordo ha un'arma fulminante in vendita, quindi l'avevamo comprata, mi pare, nel secondo episodio, la sua arma. Vorrei dire, è passato molto tempo dal secondo episodio. Ebbene sì, ragazzi, pare un'eternità. Ok, vedete? Possiamo sparare i nemici con questo braccio legione. Ed ecco, il burattino è questo. Vedete come possiamo mirare. Spariamo, aspettiamo che esploda. Anzi, non serve, ragazzi. Ci ho già donato l'oggetto che ci serve. Lettera con l'indirizzo del rifugio. Via Elisio 211B, con affetto Adelina. È legata una chiave, che la chiave non ce la farà vedere nell'inventario, ma adesso possiamo tornare indietro. Tre colpi massimo possiamo dire. Pensavo di fargli un backstep, così non è stato. Allora lì c'era, sì, c'era la cosa elettrica. Prendiamo ancora ascensore e risaliamo. Quindi cominciamo l'episodio, ragazzi, con una nostra deriva, potremmo dire. Allora, ho letto in rete che questo è un richiamo a Sherlock Holmes, è una specie di... Adesso venite qui, vedete? 211B, apri la porta. Usato lettera con indirizzo del rifugio. Qua dentro troveremo una cassaforte che il nostro P scardina sempre senza se e senza ma. Abbigliamento da caccia del dottor Civetta e del quarzo. Allora andiamo a vedere equipaggiamento. Ecco qui, questo è il nostro nuovo completo. Abbigliamento da caccia del dottor Civetta. Sembra normale, pure qualcosa di raccapricciante. Ho deciso di dare loro riposo quando erano ancora umani. Questo è stato il suo ultimo voto prima di perdere il suo ego di medico. Ragazzi, quindi, mamma mia, è veramente brutto. Non si può vedere. Quanto è brutto. No, 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 cambiare subito, rimettiamo. Cioè, ragazzi, ci sono cose nella vita che non si possono tenere. Mettiamo il nostro set iconico di P. Ecco, andiamo così. E così svolgete la quest secondaria del dottor Civet, cioè comunque di Venini, questa qua. Da poco ho capito, come vi stavo dicendo, è un rifacimento a Sherlock Holmes, il 211B. Poi fatemelo sapere nei commenti se è veramente così, non lo so. Adesso torniamo all'Hotel Crate, abbiamo un quarzo da usare e cambiamo anche il braccio legione. Eccoci qua. Allora, bentornati.
prima cosa che faremo è andare a cambiarci il nostro braccio legione e mettiamo il braccio di fuoco, la flamberga. Perfetto. Anche perché nella zona in cui siamo sapete che i nemici sono deboli a fuoco, almeno così ho capito. Ora torniamo su e andiamo ad usare il quarzo. Dice Geppetto. Perfetto, sediamoci e attiviamo l'organo P. Allora, possiamo migliorare le cellule ad impulso, slot vuoto, scarica, sbilanciamento in imboscata, danni distruttivi con guardia perfetta, questo è carino, però cioè, dobbiamo essere capaci di fare la guardia perfetta. Riduce la diminuzione di recupero guardia, carino. Consumo. Riduce la perdita di arco alla morte. Migliore effetto del cazzo. Aumenta la durata degli effetti della mora speciale, quindi ci fa tenere più fuoco sulla mora speciale. Io direi di attivare questa. E abbiamo una cura in più adesso. Ottimo. Poi vedremo questi altri recupero guardie. Aggiungi uno slot amuleto. Wow, questo è top. Lo faremo. Questo è carino, schivare quando si è a terra, ma questa qua la facciamo, ragazzi. Lo slot amuleto lo faremo. I prossimi due quarzi dobbiamo investire nello slot amuleto, assolutamente. Questa è una cosa buonissima. Scendiamo di qua e adesso è il momento di andare avanti. Quindi ci recchiamo, teletrasportati un altro Stargazer, fabbrica di Venimino, biblioteca della cattedrale di San Francesco. Vi ricordo che qui è in corso anche una quest di Cecile, o almeno l'abbiamo finita, perché Cecile ci aveva chiesto di portargli il simbolo dell'arcivescovo, cosa che abbiamo già fatto. Quindi andiamo direttamente ad affrontare la boss fight adesso. Ecco, allora, passiamo di qui. La mora speciale ce l'abbiamo. Le granate di fuoco le abbiamo, prepariamoci questa e cantate lode perché un nuovo santo è giunto. Io, Sant'Andreo, sconsacrerò questa terra. Noi cominciamo ad evocarci il nostro aiuto, tanto i frammenti di stella ne abbiamo, ce ne danno un'infinità. Questo ci permetterà di avere un'evocazione. E ora entriamo. Abbiamo incendiato l'arma. Ah, primo sangue è tuo. Perfetto. E ci dà deperimento, come vedete. Mm.
facendo veramente male. Corriamo. Allora. Sta facendo tutta la nostra evocazione, me ne rendo conto, ragazzi. Gli abbiamo dato fuoco. Fuoco. Ok, possiamo colpire al corpo invece che... Allora, stiamo attenti, la nostra vocazione resiste. Continuiamo, cerchiamo di dargli fuoco. Ok, deve aver preso fuoco, perfetto. Sta subendo danni nel tempo. Una volta che prende fuoco, ragazzi, questo attacco cos'è? Una specie di supernova. Aia, ci ha preso in pieno, cadendo all'indietro. Fortuna che sembra... Ci ancora un po' il nostro burattino, al nostro aiuto. Via, via, che sta cadendo. Non attacchiamo molto. Corri, vai. Corri. Abbiamo l'archifagola. Andate. Ecco qua, allora il nostro burattino è ancora qui presente, come vedete, nemico eliminato. Ecco l'angelo perverso. Before the green overtook me. Ok, questa è la voce dell'arcivescovo, ragazzi. E qua abbiamo ottenuto il suo eco dell'angelo perverso. L'oro rovinò pian piano anche il santo devoto. Incapace di accorgersi di quanto fosse diventato perverso, si rifugiò nell'illusione di essere stato scelto dall'angelo. Ok,
Allora, adesso qui attiviamo lo Stargazer. Perfettissimo. Stargazer attivato. Così abbiamo uno Stargazer. Ah, riposiamo anche, già che ci siamo. Ma non ci teletrasportiamo ancora. Allora, qui vedete che c'è... Ora, Lothar Krasno, c'è Benigni che può parlarci, si è teletrasportato anche il nostro Alidoro. Qui c'è una... un disco, quindi vediamo se riusciamo a trovare il disco, che sia magari al posto di Cecil il disco, perché prima non lo vedevamo, quindi vuol dire che si è attivato in qualche modo. Vediamo se c'è ancora Cecil. Ah, non c'è più, ragazzi, ecco, e ci ha dato il disco, ragazzi. Confessione di Cecil. Grazie per la gentilezza. Sono una peccatrice che in passato ha ucciso persone innocenti. Non sono riuscita a sopprimere il mostro che è in me. Solo l'arcivescovo mi ha salvata. Certo, ero un essere umano che commetteva errori. Anche i santi cedono alla ricchezza e al potere. Ma almeno posso vivere come me stessa. E questa è una grande benedizione. Quindi credo, sì, credo che fosse un santo. Ora hai aperto la seconda strada. Grazie per avermi permesso di vivere come un essere umano. Non come un mostro. Cecil. Ok, Divine Service. Quindi abbiamo trovato il disco e abbiamo ottenuto anche una gesture, se ho visto bene. Vediamo. Prega. Mi è venuta in mente una cosa. Magari buttiamo via del tempo, però teletrasportati a un altro Stargazer e... dobbiamo andare alla cappella di San Frangelico, è più vicino. Vi ricordate che c'era una statua che diceva prega per riscattare i tuoi peccati, una cosa del genere, per alleggerire il tuo fardello? E qui lì c'è ancora Cianco, Giancio, quello che cerca gli zecchini d'oro, persona allegrissima. Notte nebbiosa, è scesa la seconda notte sul gioco, perché vi ricordate che era giorno quando siamo venuti qui, adesso è notte. Maro, quanto è buio. L'arcivescovo Androso è andato giù al primo colpo, ragazzi, ma era abbastanza tostarello, niente da dire. Spostiamoci qua. Là in fondo, se vi ricordate, vi è una statua dove c'era un messaggio che diceva prega. Possiamo provare a vedere se succede qualcosa andando lì a pregare. Vedete, c'è un messaggio. Prega, tu che sei stanco e ferito. Allora. Vediamo. Andiamo sulle gesture. Prega, usa. Aspettiamo che finisca l'animazione. L'ego sta sussurrando. Cambiato qualcosa nei nostri ingranaggi, gente. Adesso torniamo indietro e andiamo al Lothar Krasno. Allora, facciamoci la strada, si torna alla cattedrale e poi andiamo avanti. A patto che Venini non abbia un'altra... La cattedrale sì, poi Lothar Krasno, ma comunque a patto che Venini non abbia un'altra missione. Dobbiamo vedere anche l'arma che possiamo fare con l'ergo del boss di Andreus. Quindi teletrasporto in un altro Stargazer, ecco, ho teccato. Ok, signori, rieccoci qua. Allora, Sofia ha cambiato posizione, come vedete. La prima cosa che andremo a fare è mettere il disco nel grammofono. Controllo i tuoi dischi, ecco qua. E lo dovremo ascoltare. Quindi riproduci. Mettiamo questo Divine Service, Phil l'avevamo già sentito. Ed ecco qua, lo sta riproducendo. E vediamo. Seems nowhere is safe now.
Maybe those who went there seeking refuge became monsters somehow. But the petrification disease turns you to stone, not into a monster. I'm worried about the Malam district, just below the cathedral. I wonder whether there are monsters there, too. E sarà la nostra prossima destinazione. A puppet that keeps changing, keeps growing. I can feel a change in your ergo. Change is never easy. Look at me. A human trapped in the shackles of the past. I wish I was back in Krat before the petrification disease, before the disaster. Krat was a city of light, a city of joy. I wish I could go back, even just for one day. Aumenta di livello. Braccia legione. Questo, la capacità ci alza tutto. Però forza motrice ci alza un. Tecnica tutto, ma non ci alza nessun danno. Allora, la capacità ci alza tutto. Attualmente eravamo pesanti, quindi andrei su di capacità. Possiamo fare solo un livello. Perfetto. Ed eccoci qua. Allora, vediamo. Equipaggiamento. Possiamo equipaggiarci anche la nostra seconda arma, che non usiamo praticamente mai, ma va bene così. C'era un dialogo di Venigni, sembra, che potevamo fare. I've been investigating the puppet frenzy and it looks like I need your help. First, let me show you a little something I've been working on. I call it the Ergo Wavelength Decoder. The name lacks a certain flair, but I assure you it works. If my suspicions are correct, something in the puppet's very ergo is causing their aggression. My decoder can find malicious signals within the waves, but I cannot possibly get close enough to gather the ergo wave records myself. You, on the other hand, would you? Could you? I refuse to believe the King of Puppets is truly behind this puppet rampage. It's too simple, but also a bit too much even for him. No. I suspect the ergo itself is corrupted, or at least compromised. I do so desperately want to find the cause, as I'm sure you do too, my friend. It breaks my heart to see puppets turned into murderous tools of bloodshed. Ok, abbiamo ottenuto il decodificatore di lunghezza d'onda dell'erco. Intanto continua ad esserci l'altra canzone, Phil, che possiamo interrompere o possiamo anche lasciare andare, ragazzi. Tanto un po' di musica va sempre bene. È successo qualcosa, siamo ancora leggermente cambiati. Allora, Alidor dovrebbe apparire qua. Eccolo qui. Oh, it's you! This hotel is indeed a refuge from the dangers of the outside world. I am the Hound, a descendant of the city's most aristocratic families. Repaying debts is what we nobles do. Anyone with a worthy spirit is especially welcome. Accordingly, I shall give you the honor of laying eyes upon my treasure. However, you must prove your worthiness. For this legendary treasure, the ergo of a powerful enemy shall suffice. It's up to you if you want to make the exchange. Take your time to admire it. I've certainly done likewise. Allora, acquista, ragazzi. Ed ecco qui, come vedete, ci sono ancora gli amuleti. C'è questo nuovo amuleto, quello dell'angelo perverso. Ha le probabilità di non consumarsi con l'uso delle celle a impulso. Quindi praticamente non ci fa usare una cella a impulso. E qua abbiamo il tridente del patto, che è l'arma che usava il personaggio che abbiamo evocato per sfidare appunto l'Andreus, l'arcivescovo,
e c'è il trofeo di tutte le armi, quindi anche in questa run, come vi ho detto, cerco di fare il trofeo e prendere, anche se mi sembra servano due run per prendere tutte le armi, però prendiamo il tridente del patto, ecco qua, esaurito, perfetto, vediamo, allora, ecco qua, è un'arma, forza motrice, tecnica e sviluppo, è veramente forte. Ovviamente siamo pesanti, quindi torniamo momentaneamente di qua. Però che cosa fa di danno? Farà danno, fa danno sviluppo, quindi non capisco che livello di danno faccia. Allora, sferrare colpo, stoccata, fulmine, fulmine concentrata, fa danni da fulmine, ragazzi, il tridente del patto, anche lei. Quindi, se vogliamo usare come seconda arma, sarà il caso che debba alzarmi la mia, come posso dirvi, debba alzarmi il mio peso. Adesso sediamoci, attivo il canopy e a questo punto slot amuleto. Incominciamo a potenziare il primo slot vuoto. Allora, l'attacco dell'arma, danni distruttivi con la guardia perfetta, vediamo cosa possiamo prendere. Recupero della cella impulso 1, la diminuzione con la guardia riduce, questo mi sembra una, i danni subiti durante gli attacchi caricati quando si usano le arti della favola, quindi quando ci esponiamo subiamo meno danni, però quante volte può succedere. Consumo di energia per la corsa, insomma c'è roba migliore. Consumo energia quando c'è l'impulso e scarica, e aumenta gli effetti dei consumabili, riduce, migliora l'effetto del catalizzatore di favola. Questo qua facciamo la durata. Quarzi inefficienti, eppure ce l'abbiamo un quarzo, ragazzi. Scusate, oggetti necessari per uno, mi sa che non ce l'abbiamo il quarzo, fatemi vedere, ero convinto di averne uno. Intanto fermiamo, interrompiamo la musica perché abbiamo scoperto che non serve a nulla, non ce l'abbiamo il quarzo, vi chiedo scusa, ero convinto di averlo, che gaffe. Beh, ne faremo altri, dai, andando avanti nel gioco. Adesso usiamo lo Stargazer, perché abbiamo fatto tutto quello che era da fare qui. Da Eugene non penso che dobbiamo andare perché... No, non abbiamo abbastanza... Scusate se sto perdendo un po' di tempo, ma no, abbiamo solamente uno. Dobbiamo farne tre per potenziare qua. Ne abbiamo una di pietra lunare canto del patto. Niente, ragazzi, spostiamoci. Teletrasportati un altro Stargazer. Altare dell'arcivescovo, andiamo qui. Abbiamo perso fin troppo tempo, adesso direi di concentrarci e andare avanti fino a quando non potremo livellare ancora. Torniamo a quel punto al nostro hotel e livelliamo ancora. Siamo al 61, sapete che sto giocando super safe, lo vedete anche voi. Qua si va avanti, da di là ci veniamo, credo. Non c'è altro qui. Questo era il buco che vedevamo all'inizio della cattedrale, quindi... Ok, si era spenta, adesso andiamo avanti. Qua vedete che non possiamo entrare qua dentro, però c'era... ci sono i macchinari che stavano muovendo tutto. E qua non è che c'è una frattura nel muro, no. C'è un ascensore, vai, scendiamo, vediamo la zona che viene, se i nemici sono ancora deboli al fuoco, altrimenti passiamo al fulmine, che mi trovo molto meglio col fulmine, me l'hanno anche consigliato nel nostro gruppo Rise of P,
Italia su Facebook, poi vi lascio in descrizione sempre il gruppo di Eyes of P Italia dove ci siamo tutti e vi invito a venire con noi sempre. Adesso qua dove siamo, guardate una zona, gente appesa nelle gabbie, sentiero del pellegrino. Questo mi ricorda il sentiero di Dark Souls 3, che dovevamo farlo in single player. Oh, lo uccidiamo con un colpo. Questi hanno dei tentacoli sulla schiena. Sembrano delle belve distorcenti di Dungeons and Dragons. Occhio alla trappola. Purificazione speciale, ok. Andiamo. Krat was just a small town on the coast of little importance. Before Elysian Boulevard was built, this place literally was all there was of Krat. But when some in the city prospered, they left the old town behind. Through isolation and neglect, Krat's first incarnation became nothing but dangerous alleys and desperate slums. On the bright side, I guess, the whole city of Krat's pretty much like that now. The old town caught up with the new. It's true what they say. A receding tide sinks all boats. Allora, questo sembra un altro Stargazer. Non puoi usarlo in questo momento. E c'era un uccellino verde sopra. Qui ci sono tre statue. Che dobbiamo forse mettere in mano qualcosa a queste statue. Cos'è qui? Qui giace un figlio che fu a benedizione per la sua famiglia, che riposi in pace. Abbiamo ottenuto, penso, un key item, un consumabile. Allora, innanzitutto usiamo il nostro arco e possiamo andare a livellare. Ottimo. Ma... il simbolo scolpito di un coniglietto sorridente è stato lasciato nel cimitero dei passi dei bassifondi sepolcrali nel quartiere Malum. Il coniglietto sorridente è famoso simbolo dei persecutori. Si dice che sia necessario per accedere ad alcune aree. Ah! No, non lo dobbiamo usare lì. Però abbiamo ottenuto un simbolo interessante. Dovrò capire dove si usa. Allora, adesso qua abbiamo una porta che ovviamente ci sarà da fare il giro per aprirla. Come obiettivo dell'episodio mettiamoci quello di fare il giro, aprire questa porta. Andiamo a livellare. Hotel Krat. Polentina. C'è una missione di Polentina, ragazzi. Polentina, scusate, Pulcinella. Mi confondo, però... magari dobbiamo dargli il simbolo dei persecutori. Non lo so, ragazzi, siamo totalmente in blind, come ben sapete, quindi... andiamo a livellare dalla nostra amata Sophie. I'll use my power to help you. Aumenta di livello. Allora, abbiamo visto che dovremmo tirare su ancora capacità nel caso vogliamo, però alza anche gli slot favola la capacità, lo sviluppo ci alza tutto tranne il nostro, come si chiama, la nostra difesa fisica. È ciò che mi interessa, la difesa fisica. Questo non ci alza nulla, a parte tutte le resistenze. Potremmo cominciare ad andare su con l'energia, che ci alza il fisico, la vita, e andiamo su di energia, ragazzi. Mi serve un po' di barra verde in più. Ok, 62. Direi che siamo ben livellati, dai. Non ci possiamo lamentare. Andiamo da Pulcinella. At the House of Anini, even priceless things have a price. Every item is a treasure of distinguished quality and superior provenance. Allora, chiedi la valutazione degli oggetti da collezione. Marchio del coniglio sorridente. Oh dear. This is the mark of the Black Rabbit Brotherhood, a notorious band of stalkers. The Stalkers as a unified force ceased to be after their defeat at the Battle of the Workshop Tower.
The Black Rabbit Brotherhood took over the Marlam district after that. I believe you could use this mark to move safely whilst on the Black Rabbit Brotherhood's turf, to use their unsophisticated vernacular, and give you entree to the black market as well. But be careful, sir. The Black Rabbit Brotherhood is quite infamous for how they treat interlopers. If they catch you, they'll put you in the liar's coffin. Yes, I believe it is as unpleasant as it sounds. Ah, and I see we have new physical records to catalog for the collection. Such effort deserves commensurate reward, don't you think? Pietra lunare della luna crescente. Ok, che è quella per potenziare quest'arma speciale. Questa è la nostra arma, quindi la possiamo portare a breve a più 6. Ottimo, sono fiducioso, gente. Prendiamo teletrasportati allo Stargazer, sentiamo le pellegrine. Lotte Grat, non abbiamo nulla da fare. Vi ricordate che ci è stato dato anche un oggetto da Benigni, ma non so dove dobbiamo usarlo alla fine, no? Quindi qui credo che serva la chiave nella vecchia porta che abbiamo trovato. Non basti questo qua per entrare. Allora, noi abbiamo trovato da Benigni come key item, ecco qua, è questo, un decodificatore di lunghezza d'onda dell'Erco lasciato da Benigni. Questo dispositivo trova degli errori nel grande patto impresso nei burattini. Benigni ha deciso di analizzare la lunghezza d'onda dell'Erco dei burattini per determinare la causa della frenesia dei burattini. Dovresti riuscire a raccogliere un bel po' di dischi mentre ti sbarazzi dei burattini tutta Krat. Ah, quindi dobbiamo trovare i dischi con questo, ok, che sono questi qua. Quindi, perfetto. Allora, io adesso a questo punto abbiamo livellato, non ci sono altri problemi, andrei avanti direttamente. Vediamo che cosa ci riserva questa zona. Allora, ma questi cani sono infami, frammenti di stella. A volte vengo da Steel Rising, come sapete, rompo le varie casse, pietre lunare del 9-1. Ci sta dando tante pietre per provare tante armi, ho notato questo. Qui stiamo attenti che ci sono delle tagliole a terra, penso che scattino. Ecco qua, trappolone. Adesso prendiamoci la comoda, che qui prima di livellare ancora ci serviranno almeno 7000 erco, quindi giochiamo con calma. Lama della lancia di cristallo acido, impugnatura della lancia di cristallo acida, una nuova arma, eccola qua, è un'arma sviluppo A ed è una quality molto bassa su tecnica. È una specie di pugnale da vedere come classificazione. Pugnale, tipo di lama. Ok, allora adesso torniamo sulla nostra arma secondaria. Tanto non la usiamo praticamente mai, qua stiamo attenti alle tagliole. Si sa mai che ci pigliamo una tagliola nei denti. Stiamo attenti dove mettiamo i piedi in questa zona. Questo ho capito. Frammento dell'orco fiocco. Trappolone tutto andare. Questo, ragazzi, questa zona, sapete cosa mi ricorda? I boschi di Bloodborne. Guardate là sotto. Colpo in caduta, vai. I boschi oscuri. Ragazzi, orso. Dobbiamo dargli fuoco. Questo, guarda quanti punti. Ok, abbiamo incendiato.
Ottimo, adesso speriamo che non faccia un'offensiva a lui. Non sto vedendo i suoi colpi. Continuiamo a girare via. Fuoco. Questo orso è fortissimo, ragazzi. Ok. Che fatica, ragazzi, battere orso, veramente. Ho fatto tantissima fatica, credetemi. Curiamoci, perché comunque ogni colpo dell'orso faceva malissimo. Sono morto almeno 3 o 4 volte, non ve lo nascondo, eh. Qui, come vedete, non abbiamo nulla. Allora, scendiamo. Devo ovviamente riaccendermi la lanterna, perché causa orso, morendo, mi si è spenta a ripetizione. Allora, ragazzi, la vita non è dura, è durissima qua. Catena. Qui stiamo attenti a queste. Frammento di arco vivido. E di qua si ricollega la strada, immagino. Ecco qui. Allora, quindi vediamo di proseguire di qua. Cerchiamo di non lasciare indietro nulla, ma come ben sapete la vita non è così semplice in questi casi. Allora, lì abbiamo un laghetto. Farfalla. Da qualche parte abbiamo una farfalla, eh. Andiamo piano, perché poi quando apparirà la farfalla dobbiamo scattare. Altro che tornare nel mio legno. Eccola. Ok, colpita. Questa è una delle... Abbiamo trovato un altro degli oggetti che ci servono per potenziare il... come si chiama? Le armi speciali. Quindi abbiamo già due gemme per le armi speciali. Sto aspettando di trovarne una in particolare di arma speciale, come vi ho già detto, a più riprese. Qua... Ragazzi, mi sembrano sempre di più i boschi ombrosi di Bloodborne, eh? Ingresso nei bassi fondi sepolcrali. Ora, andiamo piano qui, perché secondo me... Ecco, lì ce n'è uno che sta già arrivando, un altro è là. Un altro sta arrivando. Ok, uno, due, uno. Questo è imparabile. Uela, questo è forte, ragazzi. Prendiamo le spalle, no. Non riusciamo neanche a dargli fuoco. Ecco qui, abbiamo dato fuoco. Parata perfetta. Cosa ci dà? Frammento di stella. Che fosse unico questo nemico, non ci è dato saperlo. Andiamo avanti sempre piano. E come dicevo, qua la zona è piena di sti infami. Qua? Passare le spalle, classico passaggio. Guardiamo bene nelle case, qua dietro c'è un item, quindi poi dovremo andarlo a prendere. Dobbiamo fare un giro perché c'è il muretto, non è che il nostro pino invece di Pinocchio si fa un saltino e va oltre, lo prende e torna indietro. No, troppo semplice, troppo facile, gente. Allora, qua dentro c'è qualcuno, no, però abbiamo un item. Frammento di arco fioco. Perfetto. Per modo di dire. Ok. Si è girato istantaneamente. Solo se abbiamo la sicurezza di poter fare certe cose, di poter risalire. Là vi è un item, avete visto? È sulla trave che non vedevamo prima.
cui vi colpivano e vi buttavano di sotto. Ricercati. Confraternita dei conigli neri. Un gruppo criminale di 4 persecutori, accusati di furto, aggressione, manomissione di cadaveri e altri gravi crimini. E la loro base è il quartiere Malum. Perciò fate attenzione in quella zona. Dove siamo noi, quindi? Che bello. Eravamo visti anche all'inizio del secondo episodio, vi ricordate, che saltavano sulla funivia danneggiandola. Il gruppo dei conigli neri. Allora, qui possiamo scendere, perfetto. Guardiamoci attorno qua. Mi è andato, prendi. Ok, per fare la parata perfetta sono preso in faccia una carambata notevole, eh. Qua, abrasivo dal fuoco, ci fanno capire che sono deboli al fuoco i nemici qua. Si può trovare un tesoro in una baracca che cade a pezzi. Scopri cosa è successo alla strana coppia. Cos'è un indovinello, ragazzi? È uno degli indovinelli di The Riddle. All'avida coppia. Sono morti tutti e due. Lì non possiamo... Se ci capisco qualcosa su sta cosa in futuro ci torniamo, eh. Allora qua, guardate, si può tornare su. E là, stiamo attenti alle tagliole. Ok, questa zona è chiusa, quindi dobbiamo usare la scala per tornare su. Vediamo di qua nella scala cosa c'è. Un ascensore, vediamo se speriamo salga. Perché se sale forse torniamo allo shortcut. Ok, sale. Perfetto. Intanto, ragazzi, utilizziamo i nostri ergo. Qua è chiuso. Sì. Scarabocchi di abitante dei bassi fondi. Tutto è cambiato dopo che il dottore ha diffuso la medicina blu. Ho seppellito mio fratello, non so nemmeno se fosse lui. Chi è il dottore? Chi sono i capelli blu nel suo bastone? Allora, il dottore è quello del secondo episodio, lo stiamo inseguendo praticamente, ecco qua. Ditemi che qua c'è lo Stargazer. Sì, perfetto, ragazzi. Riposiamo. Il dottore è decisamente quello del secondo episodio, quindi... Non ci scappa questa cosa. Adesso scendiamo. No. E come si chiama? Quello della fabbrica. E lui ha modificato la malattia. Cos'è? Un posto in cui si poteva scendere prima. Me l'aspettavo, eh. Devo essere... Pietra lunare creante del patto. Una terza pietra di quelle lì per modificare le armi speciali. Top. Signora, perché lei mi aggredisce? Allora, quell'oggetto lì non mi indica nulla di buono, eh. Liberiamoci dei nemici qua sopra, andiamo piano, perché se devo scappare indietro ho bisogno di la strada libera. Mannaggia! Proviamo a portare attraverso la porta. Passa attraverso la porta. Ma torna indietro. Gli abbiamo dato fuoco, ok. È sufficiente. Facciamolo andare indietro. Colpo imparabile. Facciamolo bruciare.
Questo, ragazzi, mi sembra grosso e forte. Via, dobbiamo scappare. Cura e un'altra cura. Abbiamo finito il braccio regione. Ok, preso fuoco. Aia, no. Il cambio di oggetti è veramente scomodo. Scusate se lo affrontiamo così, ma... Aia, imparabile. Imparabile. Ok. Colpo. Non prende fuoco. Ancora una. Ha preso fuoco. Ottimo. Chiave dei bassi fondi, ragazzi. Quanto è stata tosta farlo fuori. Veramente. Allora. Vediamo. Qui. Aspettate. Chiave dei bassi fondi. È un key item. Una chiave ottenuta dai bassi fondi sepolcrali del quartiere Malum. Apre la baracca dei bassi fondi sepolcrali. Gli abitanti di bassi fondi sepolcrali sono tristemente noti per essere ladri e borseggiatori. Questa baracca potrebbe contenere i tesori che hanno nascosto. Quindi, vediamo un attimo. Qui è tutto molto molto buio. Qui c'è una porta. Eccola qua. Si usa qui la chiave. Quindi ci dava la chiave per la zona qui vicino. Questa creatura. Il boss, gente. Ok. E qua vi è in effetti un forziere. Speriamo ci sia qualcosa di buono dentro. Convertitore di resistenza alla corrosione Belfort Superior. Allora, andiamo a vedere che sia un oggetto di questi, no? Vediamo se di questi, sì. Ragazzi, alza il peso, ma ci potenzia tutto. Quindi, abbastanza pesante. Ok, ma al prossimo livello lo mettiamo allora in... come si chiama? Ecco, adesso torniamo a muoverci normale. Allora, l'unica strada è da dove è venuta quella creatura. Che è giù di qua. No? Andiamo a dare un'occhiata. Qui la strada va avanti di brutto e noi abbiamo quasi esaurito il nostro tempo di registrazione, quindi direi di tornare indietro al nostro Stargazer e riprendiamo dal prossimo episodio direttamente da quel punto lì. La vita non si sta facendo dura, molto di più che dura, quindi solamente per battere questo mid boss, chiamiamolo mid boss, avete visto quanto abbiamo fatto, quindi torniamo su. Qua e da qui noi torniamo al nostro Hotel Krat. Quindi ecco qua, ripoppiamo tutte le ampolle che abbiamo usato riposandoci. Io vi saluto qui, ragazzi. Se vi è piaciuto, come vi chiedo sempre, questo episodio, che è stato un po' un taglia e incolla, ma anche l'orso in sé non era dei più buoni, tranquilli e pacifici, vi chiedo di piazzare un pollice su, un like. Oppure, se volete sapere quando metterò online un nuovo episodio di Lies of P o di qualsiasi altra serie, vi invito ad iscrivervi al canale. Iscrivetevi, attivate come sempre la campanella in alto a destra, in questo modo saprete sempre quando vi carico un nuovo contenuto qui sul mio canale di qualsiasi tipo. Noi ci vediamo alla prossima e grazie a tutti di aver visto questo video. Primo colpo.